la famosa conduttrice Paola Marella svela una curiosità sul suo look. Poi parla di quelle tante chiamate ricevute a cui non ha mai risposto. Alcune volte, il look fa la differenza. Ci sono alcuni personaggi televisivi che ci fondano un'intera carriera, tant'è che nel contratto di lavoro firmano delle clausole davvero curiose, a sorpresa e che, il più delle volte, non possono essere cambiate. Il look, quindi, può diventare anche una schiavitù dalla quale non potersi liberare, oppure, dall'altra parte, un marchio di fabbrica. Lo sa bene Paola Marella. La conduttrice televisiva da anni fa parlare di sé grazie alla sua partecipazione a Real Time, dove conduce, e ha condotto in passato, tantissimi programmi legati all'aspetto immobiliare. Per intenderci, la vendita delle case a persone sconosciute. Oppure un arredamento nuovo, che lascia tutti senza parole. Lei è sempre lì, pronta a regalare un sogno. E infatti, poco dopo l'inizio dell'ultimo programma dal nome Un sogno in affitto, la Marella è stata intervistata. Durante la sua chiacchierata, rilasciata ai microfoni di Panorama, ha svelato una curiosità. Indovinate il centro di tutto? Ovviamente il suo look. Per anni ha trattato i suoi capelli in tutti i modi possibili, con diversi colori da provare su di essi. Poi si è fermata al ciuffo bianco, che è diventato un marchio di fabbrica. Durante un'intervista rilasciata a Panorama, a Francesco Canino ha confessato quanto segue: mi chiedono sempre dei miei capelli quando mi incontrano per strada. Vogliono sapere se sono i miei o se metto una parrucca. 23 anni fa ho iniziato col bianco. Mi hanno suggerito questo colore. Da lì non ho più cambiato. Niente parrucca, quindi, per la conduttrice. Che poi svela un'altra curiosità, legata sempre al mondo della televisione. Alcuni anni fa mi chiamarono sia per l'Isola dei Famosi, sia per entrare nelle case del Grande Fratello. Rifiutai sempre. I reality non fanno per me. Sono una persona molto intima, che preferisce godersi le piccole cose del quotidiano. Lì, sarei stata fuori luogo.